Oggi trattiamo della valutazione delle azioni e diamo quello che è il contesto di tipo teorico per valutare un'azione. Quando si parla di una valutazione di un'azione, quindi della stima del prezzo di un'azione, c'è sempre chi pensa che sia possibile stimare il prezzo di un'azione. O in maniera molto più banale pensa che i mercati siano efficienti. Ricordate la definizione di efficienza? Un prezzo è efficiente quando stima, quando riesce a interpretare l'equilibrio tra domanda e offerta e quindi è tra virgolette il prezzo vero. In realtà parlare di efficienza dei mercati è come discutere se l'uomo sia intimamente buono o cattivo, cioè nel senso che è un po' un problema che sotto profilo operativo a noi non interessa. Non c'è nulla di più relativo dell'efficienza dei mercati. Quindi la nostra stima del valore di un'azione può essere completamente diversa dal prezzo di mercato di un'azione, cioè dal prezzo di borsa. Queste differenze, queste discrepanze che ci sono tra il valore di un'azione e il prezzo di un'azione, quindi tra la stima che noi facciamo col valore attuale netto dei flussi di cassa di un'azione e quello che è il prezzo scambiato in borsa di un'azione, le differenze possono durare anni annorum, cioè non sono differenze che vanno sul filo dei secondi. Questo soprattutto sui titoli illiquidi, dove non c'è una domanda e un'offerta sufficiente a creare quelle condizioni di liquidità che portano poi all'efficienza dei prezzi. L'argomento ovviamente è complesso, ve lo sto spiegando e tratteggiando in maniera molto banale, ma la conclusione di questa nostra prima osservazione è che non necessariamente i prezzi di borsa sono efficienti e non necessariamente esistono i prezzi efficienti. Di questa disquisizione teorica non interessa poco, perché abbiamo detto che la finanza aziendale è eminentemente operativa, ci aiuta a prendere decisioni anche in un contesto di incertezza. Quindi noi diamo per scontato che i mercati non riescono ad interpretare sempre e comunque le condizioni della domanda e l'offerta e quindi non riescono a stimare in maniera appropriata il valore di una azione. Quindi l'efficienza non è un concetto assoluto, è un concetto discontinuo. Cioè un'azione può essere efficiente oggi, non può essere efficiente domani, può tornare a essere un poco efficiente, un poco non efficiente. Andiamo a dare alcune definizioni. Mercato primario è il mercato delle emissioni di titoli di credito, azioni e bond. Che cos'è un'emissione di azioni e un'emissione di bond? Sono io società che mi rivolgo al pubblico e dico: ragazzi, vi do della carta, voi mi date dei soldi. Quindi io emetto dei titoli di credito che possono essere azioni o bond, obbligazioni, voi li sottoscrivete, in cambio mi date del cash. Quando c'è un'emissione c'è un cambio tra carta e titoli di credito e cash. Quindi dal punto zero io creo carta e incasso cash. Il mercato secondario è un mercato nel quale gli investitori negoziano i titoli già emessi. Quindi il mercato secondario tipicamente è il mercato di borsa. Se ci riferiamo al mercato immobiliare, il mercato primario è il mercato della costruzione di nuove abitazioni, il mercato secondario è il mercato delle abitazioni di seconda mano, cioè quelle già costruite. Il rapporto prezzo-utili, questo l'abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Dire che un'azione quota 10 volte il prezzo utile è un'informazione utile per il piccolo e medio imprenditore, perché se ha la fortuna di avere un peer quotato in borsa riesce a valutare istantaneamente il valore della sua microazienda, della sua microimpresa.
se io so che esiste un giornale quotato online, quotato, un giornale online quotato in borsa che ha un prezzo utile di 10,1, ovviamente se devo valutare emiliotomasini.it o lombareco.com lo so fare immediatamente, perché vado a vedere qual è l'utile di bilancio e lo moltiplico per 10. Quindi se io ho 50.000 euro di utile di bilancio, so che la mia azienda, pronti partenza via, senza fare tutti i miei calcoli, vale 500.000 euro. Cos'è il valore contabile? Il valore netto della società che risulta dal bilancio di esercizio. Dove andrò a vedere per vedere il valore di una società? Andrò a vedere nell'attivo, perché l'attivo dello stato patrimoniale è la fotografia di tutti i cespiti, di tutti gli asset di un'azienda fotografati al 31/12 di ciascun anno. È un valore credibile? No, perché abbiamo detto che nella nostra teoria del valore un asset vale per il flusso di redditi che produce, quindi lo stato patrimoniale non mi dice quanti redditi produce l'azienda, mi dice di quanti beni dispone l'azienda, cioè dove sono andati a finire i soldi che sono stati reperiti con le obbligazioni e col capitale, quindi con le due fonti del passivo. Che valore può avere un valore contabile? Un valore contabile può avere senso nel caso l'azienda non produca flussi di reddito. Se io ho una società che non produce flussi di reddito, ma l'unico valore è un immobile, l'unico asset è un immobile, allora quella società avrà quel valore minimo che è dato dal valore contabile di quell'immobile o del valore di mercato di quell'immobile. Valore di liquidazione, valore di un'attività di un'azienda che vede, che vende i propri cespiti attivi al netto delle passività esistenti. Il valore di liquidazione significa quando io chiudo un'azienda, vendo le attività e con i soldi che, con cui io vendo le attività vado a pareggiare le passività. Quindi abbiamo un bilancio a valore di mercato, quindi il bilancio a valore di mercato è l'opposto del valore contabile. Io vado a stimare il valore di mercato dell'attività, che non è il valore contabile, e vado a dedurre le passività. Il prezzo di riferimento è un prezzo che esiste solo in Italia, è il prezzo medio ponderato dell'ultimo 10% della quantità scambiata. Non ve lo chiederò mai, quindi comunque esiste questo prezzo di riferimento che ce l'abbiamo solo noi in Italia. Veniamo al cuore di questo capitolo. Il rendimento atteso di un'azione è il profitto espresso in percentuale che un investitore prevede di ottenere da uno specifico investimento su un dato periodo di tempo. Quindi il rendimento atteso di un'azione è dato da due componenti di reddito. Uno, il dividendo del prossimo esercizio, più la differenza di prezzo dal prezzo di oggi al prezzo del prossimo esercizio. Ovviamente stiamo parlando di valori quotati, quindi se io compro oggi l'FCA so che avrò un dividendo, le compro a 10 euro, so che danno 1 euro di dividendo, quindi avrò 10% che mi viene dal dividendo, cioè 1 su 10, più la differenza di prezzo tra oggi e l'esercizio di domani. Se io prevedo che l'esercizio, il prossimo esercizio FCA abbia un prezzo di mercato di 12, ovviamente la mia componente di reddito sarà data da 1 dividendo, 2 differenze di prezzo, dove 12 meno 10 mi dà 2.
Quindi io ho un rendimento atteso del 30%. Ok? Ragionando in un'ottica di flussi incrementali e relativamente al vostro foglio Excel che avete appena finito di utilizzare nell'esercitazione che abbiamo fatto, voi vedrete che è la stessa cosa, nel senso che io oggi vi ho detto che esistevano i ricavi incrementali e il valore terminale degli asset di quel particolare progetto di investimento, che io dopo i miei 4 anni, al quinto anno andavo a vendere. Okay. Ovviamente qual era il valore iniziale di quel progetto di investimento? Non è dato, ma per non complicare ulteriormente la nostra trattazione, potremmo dire che era zero. Okay. Quindi qual è il punto in comune tra il foglio Excel e questa formula? Stiamo parlando della stessa cosa, perché là vado a sommare i flussi di cassa su 4 anni, più ho il valore terminale. Basta che io avessi scritto nei miei input che il valore iniziale era zero, cioè io stavo comprando un capannone, quindi avevo già negli input il mio investimento iniziale. Quindi il valore iniziale era zero e io ho già sostanzialmente creato un ponte tra questa formula e quello dei flussi di cassa, no? Anche i flussi di cassa avevamo il valore terminale dove P1 meno P0 sarebbe stato 100 e tutti i D per 4 anni. Qui ovviamente siamo in una situazione monoperiodale, cioè abbiamo solo un unico periodo, abbiamo 0, abbiamo 1. Quindi sostanzialmente stiamo dicendo la stessa cosa che dicevamo 2 minuti fa col nostro foglio Excel. Questo è un esempio ovviamente che fa sorgere molti dubbi, no? Perché messo giù così sotto profilo algebrico è facile. Io ho 5 di dividendo, 110 l'anno prossimo, 100 quest'anno. Quindi ho 5 di dividendo più 10 di incremento di prezzo, 15% perché lo divido per 100 il valore di oggi, il prezzo di oggi. Se poi leggete il testo, anche dotati semplicemente di buon senso, c'è scritto: e ci si aspetta di vedere crescere il prezzo dell'azione fino a 110 fra un anno. Ci si aspetta di vedere crescere il prezzo. Secondo voi in borsa ha senso dire ci si aspetta di vedere? No, perché non lo sa nessuno, perché il futuro è incerto per definizione. Stiamo parlando di previsioni, ok? Quindi se voi andate da un operatore finanziario e dite: ma scusi, lei che cosa si aspetta di vedere crescere il prezzo? Cioè, no, no. Io ti posso dire qual è il valore attuale in base ai cash flow futuri, ma non posso dirti se il mercato ragiona come me. Siamo su questo punto, quindi ogni tanto qualche studente più sveglio della media mi dice: ma non è realistico dire ci si aspetta di vedere crescere? Sì, è assolutamente realistico, perché è una stima, una previsione. Quindi la formula, come abbiamo visto, può essere scomposta in due parti, quindi il rendimento del ridividendo più l'apprezzamento del capitale. E se noi abbiamo una crescita degli utili, cioè G, ovviamente la nostra formula dovremmo modificarla, dovremmo mettere che il prezzo di oggi è uguale al dividendo dell'esercizio successivo fratto R meno G. Dopo alcuni passaggi algebrici noi vediamo che R è uguale al dividendo dell'anno prossimo fratto P più G, che è il tasso di crescita degli utili. L'abbiamo tirato fuori dal denominatore. Quindi il rendimento atteso di un'azione è dato dal dividendo dell'anno prossimo fratto il prezzo corrente più il tasso di crescita degli utili G. Se vi ricordate, G l'avevamo indicato come 1 meno B per ROE, cioè il tasso di rendimento del capitale sociale
moltiplicato per quanti soldi io lascio all'interno dell'azienda. Se B è il tasso di dividendo, 1 meno B, cioè il tasso di distribuzione degli utili, 1 meno B è quello che rimane nella pancia dell'azienda. Ovviamente se G è 1 meno B per ROE e io lo inserisco nella mia formula, io otterrò che il rendimento atteso dell'azione è dato dal dividendo dell'esercizio successivo fratto il prezzo di oggi più il tasso di distribuzione degli utili moltiplicato per il capitale, per il tasso di rendimento del capitale, per il ROE. Utilizzando questa formula, chi di voi non sta viaggiando è in grado di rispondere alla domanda che prima avevamo trovato assolutamente realistica: si aspetta di vedere crescere il prezzo dell'azione fino a 110 fra un anno utilizzando questa formula? Le attese degli analisti finanziari sulla crescita di prezzo di un'azione, questa formula vi dice in base a quali fattori sono state fatte. Perché un analista finanziario pensa che un'azienda, che i prezzi di un'azienda, i prezzi di borsa di un'azienda debbano crescere in futuro? Se gli utili crescono. Se questa azienda ha una storia, una stabilità nel tasso di crescita degli utili, allora gli analisti continueranno continuamente ad aggiornare le loro previsioni e aspettare che il tasso di rendimento vada, aspettarsi che il tasso di rendimento vada a rialzo. Ovviamente noi sappiamo che possiamo capire quale sarà il tasso di crescita degli utili da due fattori: dalla percentuale di soldi che vengono lasciati dentro la pancia dell'azienda e il rendimento di questi soldi all'interno della pancia dell'azienda. Ok? Come si fa a valutare un'azione? Allora, noi prima abbiamo parlato di flussi di cassa. Ovviamente i flussi di cassa sono una stima finanziaria, ma tra il flusso di cassa e quello che voi vi mettete in tasca, a meno che non siate soci unici, c'è una bella differenza. Perché? Perché gli utili possono essere, vi ricordate, abbiamo visto un grafico, gli utili possono essere lasciati dentro l'azienda oppure tirati fuori come dividendi, distribuiti come dividendi. Quindi abbiamo detto che la finanza aziendale serve a modificare la realtà, quindi noi dobbiamo andare a vedere i soldi che effettivamente come investitori in un titolo azionario andiamo a metterci nel portafoglio. I soldi che noi andiamo a metterci nel portafoglio non è il flusso di cassa, sono i dividendi. Quindi il prezzo di un'azione è dato dai dividendi che io stimo di incassare in futuro, scontati al valore attuale, più il prezzo terminale scontato al valore attuale. Ok? Qui c'è un esempio in cui vi fa vedere come voi avete i tre dividendi che si stimano nei prossimi anni. Guardate che anche tutti gli esempi sono sempre fatti con stime a 3-5 anni. 3 anni di dividendi più il valore terminale 94. La frase "al termine dei 3 anni potete preventivare di vendere le vostre azioni a un prezzo di mercato" ovviamente è assolutamente irrealistica. Cioè, secondo voi io posso prevedere a quanto venderò le azioni da qua a 3 anni? In ogni momento, tutti i titoli appartenenti ad una classe equivalente di rischio sono valutati in modo da offrire lo stesso rendimento atteso. Questa è la condizione che assicura l'equilibrio dei mercati finanziari efficienti. Ve lo traduco in termini che più brutali non si può.
Il rendimento atteso di un garage medio nel centro di Bologna è lo stesso. Ricordate la legge del prezzo unico? Perché? Perché se il rendimento fosse più basso, ci sarebbe subito qualcuno pronto a comprarlo per sfruttare l'opportunità di guadagnare un extra rendimento rispetto al mercato. Ok? Quindi se il rendimento invece atteso è troppo elevato, il proprietario non troverà qualcuno che va a parcheggiare la macchina. Siamo? Perché chiede un affitto che è spropositato. Morale, la tendenza di beni omogenei quotati, geolocalizzati, è quella di avere lo stesso prezzo, altrimenti si creano delle differenze e delle possibilità di arbitraggio. Questa è una condizione di equilibrio del mercato. Questo è un grafico che risponde a quel dubbio che voi avete sempre avuto, ed è stato questo dubbio generato dalla mia asserzione che una rendita a 25-30 anni è assimilabile a una rendita perpetua. Questo istogramma vi mostra in blu la componente riferita al valore finale, in bianco la componente del valore riferita al dividendo. Quindi all'aumentare dell'arco temporale, vedete che quando siete a cavallo dopo i 20 anni, dai 20 ai 30 crolla il valore terminale. Perché crolla il valore terminale secondo voi? Il valore attuale della componente al prezzo finale. Perché voi a 30 anni il vostro valore terminale l'avete scontato per 30 volte. Siamo che a un tasso di interesse dell'8 del 10%, dopo 30 anni vi rimane niente a forza di scontarlo. In bianco invece è la componente riferita al dividendo. Quindi dopo 30 anni la componente riferita al dividendo, cioè la cedola, la fa da padrone rispetto al valore terminale, cioè il valore terminale non importa più. Questo risponde al dubbio che molti di voi tra un po' avranno quando mi diranno: ma perché devo fare la formula della rendita perpetua che non tiene conto del valore terminale? La formula della rendita perpetua tiene conto del valore terminale? No, perché nel lungo periodo, oltre i 30 anni, il valore terminale è zero. O approssimato a zero, non sarà mai zero. Allora, perché noi utilizziamo nel nostro foglio Excel per torturare gli studenti il valore terminale? Ma stiamo scontando 4 anni, ragazzi. Sono esercizi a 4 anni. 4 anni io ce l'ho il valore terminale. Ok? Quindi questo istogramma vi risolve un sacco di problemi, di cortocircuiti logici relativamente alle formule che noi in maniera molto pedissequa e molto brutale stiamo utilizzando. Nella formula della rendita perpetua esiste solo C, cioè la cedola o il dividendo o il flusso di cassa, e non esiste il valore terminale perché essendo perpetuo il valore terminale è approssimabile a zero. Quindi il rendimento del dividendo è dato da dividendo fratto prezzo. Il ROE è l'earning per share, cioè l'utile per azione, diviso il capitale netto per azione, dove il capitale netto per azione
è il capitale netto diviso il numero delle azioni in circolazione. Allora, vi ricordate che il prezzo, quando l'abbiamo scomposto, avevamo rendimento e dividendo fratto prezzo più G? Se G è 0, cosa significa che G è 0? Significa che tutti gli utili vengono pagati agli azionisti se G è 0. Cioè 1 meno 1 è 0. Ok? Quindi nel caso in cui tutti gli utili vengono pagati fuori, voi non avete più crescita all'interno dell'azienda. Ed è la ragione per cui tipicamente le microimprese a un certo punto smettono di crescere. Perché l'idraulico si mette in tasca tutti i soldi che vengono fuori dall'azienda, non li reinveste, non fa pubblicità, non fa marketing, non ha fatto il sito, non fa l'app, sono qui come idraulico. Ok? Allora, questo si chiama quando G è positivo e cresce un tasso costante, il modello di crescita di Gordon. Non fate come quell'anno che ho detto che cos'è il modello di crescita di Gordon e nessuno lo sapeva, tutti hanno sbagliato la domanda perché nomina sunt principia rerum, ma lo studente se ne dimentica. Se alla prima equazione l'andiamo a dividere per earning per share, otteniamo price diviso earning per share dividendo diviso earning per share R-G. Perché quando esiste G il prezzo dell'azienda sale? Secondo voi? In maniera algebrica, perché io ho R-G, perché il denominatore diventa più piccolo. Se io ho il 10% di R e G è 8, cioè un botto, io non lo vado a dividere il numeratore per 0,10, lo vado a dividere per 0,2. Quindi se diminuisce il denominatore, voi capite che aumenta il risultato. Ok? Questo in maniera algebrica. In maniera logica, noi abbiamo visto che il prezzo dell'azione dipende dal dividendo più il tasso di crescita degli utili. Il tasso di crescita degli utili dipende da 1 meno V per ROE, cioè da quanti soldi rimangono nella pancia dell'azienda e quanto l'imprenditore li fa li sa far fruttare aumentando il ROE. Bene, andiamo a parlare di quello che è il valore attuale dell'opportunità di crescita, che è una delle parti più oscure della trattazione del Briley. Quindi io andrò un po' fuori dai binari e a gesti e con dei video cercherò di spiegarvi che cos'è il valore attuale dell'opportunità di crescita. La spiegazione è in queste 6 righe. Allora, voi immaginate un'azienda, ma notate che siamo sempre in un ambito incrementale, no? Cioè noi abbiamo lo status quo, abbiamo la nostra azienda e decidiamo di fare una piccola variazione per andare a studiare quali sono i cambiamenti. Quando voi avete la vostra piccola microimpresa, che cosa farete se siete dei bravi imprenditori? Non vi alzerete la mattina bovinamente a lavorare, andrete a ragionare. Faccio un progetto di investimento, ad esempio di marketing, e vado a vedere in maniera incrementale quanto cambia il fatturato della mia azienda. Magari io investo una cifra che a me fa paura,
decidete di investire, per esempio io sto investendo una cifra che mi fa paura in SEO, perché come controvalore la cifra fa paura, cioè ti fa tremare i polsi, però ho fatto un'analisi che dovrebbe rendermi molto di più, effettivamente sta rendendo molto di più. Allora è sempre una logica incrementale, no? Non dovete vedere che io spendo di più, investo di più. Io investo di più, però guadagno anche di più, e il delta è il mestiere di saper fare l'imprenditore. Quindi se un'azienda sceglie di pagare un dividendo inferiore, cioè se Tomasini sceglie di diminuire i soldi che si mette in tasca e viceversa di lasciarli nella pancia dell'azienda e quindi reinvestire i fondi generati, il prezzo delle azioni può aumentare in vista di dividendi futuri più elevati generati dall'investimento. Ok? Allora, se io ho un ROE elevato, se io aumento la mia percentuale 1-B, che cosa fa il mio G? Va su. Se va su il mio G, ricordate che il prezzo è uguale a dividendo di 1 fratto il rendimento in azione, dato dal dividendo di 1 fratto P più G. Quindi se io mando su G, vuol dire che aumenta R, aumenta il rendimento. Perché aumenta il rendimento? In maniera intuitiva dovete pensare sempre, e questo vi aiuta quello che ci siamo detti, alla vostra successione perpetua di flussi di cassa. Se l'investimento che io faccio nel periodo 1 mi impatta su tutti i flussi di cassa futuri, voi capite che io non devo guardare a quest'anno, io devo guardare a ogni anno. Cioè se io faccio un investimento di 30.000 euro quest'anno e questi 30.000 euro lo faccio solo quest'anno, questi 30.000 euro mi rendono, mi fanno aumentare il fatturato di più 10.000, voi mi dite: ah, ma sei andato in perdita. No, non sono andato in perdita, perché io più 10.000 ce li ho da qua all'eternità. Siamo, cos'è il VAO? Questo plus valore che viene creato dal fatto che io investo nella mia azienda si chiama VAO, valore attuale dell'opportunità di crescita, cioè il valore attuale dei futuri flussi di reddito che verranno creati dall'investimento che io faccio adesso. E come lo faccio l'investimento? Lasciando più soldi nella pancia dell'azienda, cioè diminuendo il dividendo. Diminuire il dividendo significa lasciare più soldi nella pancia dell'azienda. Questo esempio è quello che vi fa capire tutto. Noi abbiamo il caso di una società che non ha crescita. Perché? Perché non ha crescita? Distribuisce il 100% degli utili. Cioè siamo nella situazione, detta brutalmente, dell'idraulico di Brisighella che ha la sua remunerazione di 8.333 euro mese, è felice così e la domenica mattina va a caccia. Ok? Perché? Perché gli 8.333 euro che produce la idraulica brisighellese, antica azienda di Brisighella, vengono interamente stornati dall'azienda, escono dall'azienda, quindi lui non fa marketing, non fa SEO, non ha un call center che chiama potenziali clienti, non fa fissioni sui muri, lui non investe. C'è sempre il suo furgoncino scassato, gli va bene così e si mette in tasca i suoi 8.333 euro. Come faccio a valutare la sua azienda? Quello che è il suo incassa, diviso il mio R, la mia formula di rendita perpetua, e ottengo i miei 55 euro. Ok?
che è il valore della sua attività, con la formula rendita perpetua. Il figlio del libraio di Brusighella fa finanza aziendale al corso di informatica per il management e impone al padre di non spendere più i suoi soldi in fucili da caccia e a giocare a poker al bar e di investire in marketing. Automaticamente, quando aumenta la quota investita nell'azienda, che cosa viene creato? Viene creato G. In questo caso, per esempio, decidi di reinvestire il 40% degli utili all'attuale rendimento del 25% del capitale netto dell'azienda. Se reinvestiamo il 40%, significa che il 60% viene distribuito, il famoso 1-B, e quindi viene distribuito circa 5 euro. Quale sarà il rendimento dopo? Allora, senza leggere i conti, e ce lo siamo detti e ce lo ripetiamo, se esiste G, solo per il fatto che esiste G, siccome è R-G, qualsiasi G io tolgo da R, che cosa fa il mio denominatore? Diminuisce. Se diminuisce il denominatore, il rapporto va a rialzo. Ci siamo? Quindi anche il prezzo dell'attività dell'idraulica brisighellese va a rialzo perché compare il nostro G. Siamo tutti come il mago Silva, a me ve l'ho spiegata, però se volete vedere la spiegazione andate a vedere su Brigley, vi andate a rileggere gli appunti. L'importante è che voi capiate che G, se esiste, mi abbassa il denominatore. Perché la formula del modello di Gordon è dividendo di 1, cioè dell'esercizio successivo, fratto R-G, è il modello di Gordon. Scrivetevelo sulla mano quando dovete fare l'esame, modello di Gordon dividendo di 1 R-G. Quindi se esiste G, il denominatore diminuisce, il rapporto sale. Se sale il rapporto significa che sale il rendimento. La differenza tra questa è la cosa più importante, dovrei metterla. Evidenziarla negli slide, è la differenza tra questi due valori, cioè tra il valore dove c'è G e il valore dove non c'è G, che è chiamata valore attuale dell'opportunità di crescita. Per capire il valore attuale dell'opportunità di crescita, quando rivedrete, se rivedrete il video o riprendete a mano gli appunti, non andate in via algoritmica come fa il Brilley che vi fa la formula per cui lo studente l'impara, la memorizza e non la capisce. Procedete via esempio. Se procedete col via esempio, è semplice. Il valore attuale dell'opportunità di crescita è dato dalla differenza di prezzo dell'azienda idraulica brisighellese nelle situazioni in cui il titolare si mangi tutti i redditi oppure decide di reinvestirli. Il delta tra i due valori è dato dalle opportunità di crescita. Ci sarà sempre un delta? Sì, ci sarà sempre un delta se il ROE è positivo. Perché per qualsiasi tasso di crescita, il mio rapporto sale perché diminuisce il denominatore. Ci siamo? Se voi la fate con l'esempietto dell'idraulica brisighellese, ci arrivate in fondo. Se mi andate con la formula, il VAU, che è il prezzo meno earning per share diviso R, più complicato.
Il prezzo di un'azione, questo fortunatamente l'ho messo in grassetto, è quindi pari al valore attuale degli utili medi di una politica di non crescita più il VAOC. Okay? E poi c'è la nostra formula. Il prezzo è dato dall'EPS fratto R più VAOC oppure EPS fratto prezzo uguale a R per 1 meno VAOC fratto P. Allora, una volta è ve lo anticipo e ovviamente fatevi l'appunto sul quadernone. Io torturavo gli studenti con una domanda che penso che solo sui libri manuali di finanza venga fatta, cioè se il tasso di rendimento sovrastimava o sottostimava il VAOC. Non ve lo faccio più perché è una tortura inutile. Vi robustiva, aumentava la circolazione, lo studente era più bello, dopo più vispo, però capisco che nella vita nessuno vi farà mai questa domanda, e quindi diciamo questa parte. Okay? A me interessa che voi capiate il concetto di che cos'è il VAOC, perché è un concetto operativo dell'imprenditore. Non può l'imprenditore impoverire l'azienda tutti gli anni mettendosi in tasca tutti i soldi che produce l'azienda. Se il ROE è positivo, qualsiasi percentuale lui decide è superiore al tasso di opportunità del capitale, ma questi sono dettagli che non consideriamo in questa fase. Quello che è importante per un microimprenditore capire è che deve creare G, e crea G solo investendo. Cosa fa il microimprenditore il primo anno che gli va bene all'azienda? Si compra macchina grossa, così quando va al paesello dicono: "Hai visto Pinuzzo? Lui a Bologna fa un'impresa." Poi vedete i paesi, no? Si fantastica, no? Pinuzzo torna al paesello con la macchina, ecco, quelli sono soldi distratti stupidamente alla crescita dell'azienda, ok? Non sono destinati a creare G. Quindi quando, se è sempre così, eh? Cosa fa l'uomo quando ha due soldi? Si compra una macchina. Cioè, voi maschietti siete proprio allocchi, ve lo dico. Siete proprio, no? Vedo che sono degli allocchi. Oppure a te piacciono le macchine di grosso cilindrato? No, magari. No, fanno bene. Allora, vediamo la distinzione tra income stocks e growth stocks. Allora, quando si parla di growth stocks, sono tipicamente le società dell'IPC, Information Technology, si vendono un alto rapporto prezzo-utili perché gli investitori sono disposti, accettano dei G che non si sono ancora manifestati, sono prospettici. Le income stock sono invece azioni che hanno un basso VAOC, cioè hanno un basso G, però vengono premiate perché l'investitore vuole la stabilità del cash flow. Ok? Quindi voi avete income stocks e growth stocks. Growth stocks sono le biotecnologie, sono information technology, il computer, il software, no? La chimica. Le income stocks, cioè quelle che danno dividendi ma non crescono, sono tipicamente le assicurazioni, le utilities. Ok? Qui c'è un calcolo che è tratto dal Brille del VAOC del mercato italiano. Se voi avrete la pazienza di scorrerlo, vedrete che il VAOC è molto più elevato nelle aziende neoquotate
di particolari settori che sono quelli che abbiamo già detto, delle biotecnologie piuttosto che della chimica, mentre diciamo i settori tra virgolette lessi come le utilities, come le assicurazioni hanno dei VAOC molto più bassi. E ovviamente voi sapete che questo dipende dalla stima del G. Siamo sulla stima del G? Secondo voi un'azienda come ERA o come IREN, per parlare dell'Emilia Romagna, che tassi di crescita può avere? Cioè non è che adesso tutti gli italiani hanno un contatore e ne montano il secondo per far crescere ERA. Voi capite che i tassi di crescita sono molto, no? Pensate a quello che crea la cura contro il cancro, che tasso di crescita può avere, o una particolare medicina, ok? Questo è un reminder di analisi finanziaria, perché ovviamente torturavamo gli studenti più in ritardo relativamente ai flussi di cassa, ma voi avete già subito diverse torture, quindi queste sono cose che le cantate. E questo c'è il nostro esempietto sui flussi di cassa. L'esempio di una valutazione di un'azienda, ovviamente noi abbiamo i nostri flussi di cassa e poi abbiamo il valore terminale. Il valore terminale che deve essere scontato al presente. Vedete come io posso anche utilizzare per il valore attuale dei miei flussi di cassa il modello della rendita perpetua da 0 a T. Okay? Ovviamente qualsiasi studente lo farebbe bovinamente in questo modo, perché viene addestrato a farlo da quel foglio Excel e quindi non ragiona, che fa molto prima durante il compito usare la formuletta. Casomai vi capitasse un qualcosa che ha un flusso di cassa costante, ricordatevi che esiste anche la formuletta, che ci sta lì a manella, fa soprattutto. Bene, questa è una slide che ovviamente dovete tenere in ampia considerazione. Noi vedremo uno di questi casi, diciamo, nei prossimi compiti. Ognuno di questi casi lo vedremo almeno una volta. Quali sono le modifiche? Ehi, signora ragioniera, è da 2 ore che parli, bisogna che stai zitta, eh? Cosa noi andremo a fare? Andremo a modificare il testo che avevo dato oggi, ad esempio inserendo il valore terminale, l'abbiamo fatto oggi, no? Posso inserire un tasso di crescita del fatturato, l'abbiamo visto, diciamo, in origine. Posso inserire un valore terminale negativo. Voi pensate alla bonifica ambientale, per esempio, di un alto forno o di una miniera. Quindi non è detto che il valore terminale sia positivo, dovete addestrarvi ad aspettarvi un valore terminale che ha un meno davanti. Posso complicare il calcolo del costo del capitale. Questa volta avevo detto più 10%, voi vedrete quando faremo la teoria di portafoglio ci saranno delle formulette che voi dovrete utilizzare per calcolare il tasso a cui scontare i flussi di cassa. Posso inserire variazioni del capitale circolante netto sia positive che negative, l'abbiamo visto oggi, che andava da 0 a 50, poi da 50 andava a 25, poi da 25 andava a 0 e poi tornava su 60. Ok? Posso inserire un fatturato in calo. Non è detto che il fatturato si debba essere sempre lo stesso. Posso fare in modo che i flussi di cassa siano negativi per complicare il calcolo della somma. Oggi penso che ci fossero dei flussi di cassa negativi, no? Da qualche parte. Ok, quindi anche questo l'abbiamo visto. Quindi siate pronti quando venite a fare l'esame a sapere come comportarvi in ognuna di queste eventualità. Queste sono considerazioni di tipo avanzato, che diciamo non sono adeguate secondo me con il vostro profilo. Comunque
ci sono diversi metodi, ho già detto, ve lo ripeto, per il calcolo dei flussi di cassa. Noi utilizziamo un metodo di calcolo dei flussi di cassa cosiddetto operativo, perché va a vedere quelle che sono le voci di bilancio che impattano sulla creazione di valore a livello operativo. Ce ne sono tanti altri, free cash flow to equity, free cash flow, no? Ne esiste uno consigliato? No, non esiste uno consigliato, dipende che cosa dovete fare. Quando si parla di... Ragazzi, però c'è questo rumore di sottofondo che non mi piace. Siete stanchi voi, sono stanco anch'io. Siamo laggiù in fondo e qua davanti? Cioè, non è che non vi vedo, eh. Parliamo del principio di consistenza. Voi dovete, quando fate dei raffronti, paragonare sempre i prezzi di mercato con i prezzi di mercato, i prezzi di bilancio con i prezzi di bilancio. Quando fate dei raffronti tra dati non omogenei, cioè prezzi di mercato e valore di bilancio, dovete sapere che state violando il principio di consistenza e quindi questo sotto il profilo teorico non è corretto e molte volte sotto il profilo operativo vi può portare a dei cortocircuiti. La mia opinione è che dovete farlo sapendo che dovete adottare le dovute salvaguardie. Allora, quando, questa è la mia considerazione personale, quando vi fate una stima di un immobile, di un'azienda, non sono una verità assoluta le vostre stime, come non sono una verità assoluta le stime di mercato, però sono un benchmark con cui voi dovete confrontarvi. Quando comprerete casa e avrete un valore stimato in maniera finanziaria diverso dal valore a cui voi comprate, dovete sapere che da qualche parte c'è qualcosa che tocca e che dovete spiegare, ok? Ad esempio, potrebbe essere che il valore sta nella ristrutturazione, ad esempio potrebbe essere che il valore sta nel marketing se volete affittare, ad esempio il valore potrebbe essere nella particolare tipologia di contratto che voi andate a offrire. È evidente che se voi affittate bed and breakfast in centro a Bologna la redditività sarà diversa rispetto che affittare degli studenti, perché cambia tipologia di cliente, però cambia anche il marketing. Quindi la stima del valore di un asset deve aiutare a porre le domande. Quando ho detto che se voi stimate un immobile commerciale calcolate il 10%, no, non va bene, molti dicono 8, molti dicono 7, però metterci il 10, io già ho in vista quello che è il mio top. Ci siamo. Poi se trovate ad affittare a 7 o comprate un immobile al 5, va bene, non è che, no? Alla fine il calcolo finanziario, se utilizzate la leva bancaria, è poi quello che vince, non il calcolo a metro quadro, perché se voi dovete pagare il mutuo con l'affitto che incassate dall'immobile che comprate, voi capite che il calcolo finanziario è quello che vince, o no? Siamo? Perché poi non è che voi fate una valutazione a metro quadro e poi non avete l'affitto bastevole per pagarvi il mutuo e fallite perché avete fatto il metro quadro, perché l'agente immobiliare ha fatto il metro quadro. Vince quella calcolo finanziario. Mi è capitato di parlare con un mio lettore, il quale mi diceva che lui fa solo investimenti di immobili commerciali. Perché fa solo investimenti di immobili commerciali? Perché hanno una resa, lui diceva, se vai nella High Street, può essere anche una resa del
dell'11, dell'11, no? Cioè, ci sono delle rese molto elevate, no? Si sa investire. E io gli dicevo, ma ci sono altri progetti di investimento. Lui rispondeva, no, non mi importa niente, perché io non faccio paragone, io faccio questo, lui è una persona anziana, io faccio questo da una vita e io voglio investire solo in immobili. Quindi non c'è più il gioco di fare una scelta tra diversi progetti di investimento. Se voi non fate una scelta tra diversi progetti di investimento, allora game over, cioè non abbiamo già risolto il problema, nel senso che voi potete investire anche al 2%, no? Perché state tranquilli. Però la stima del valore di un immobile e il calcolo del rendimento vi permette di fare scelte rigorose tra diversi progetti di investimento e a farvi le domande giuste. Perché questo rendimento è troppo basso? Perché questo rendimento è troppo elevato? E ricordatevi sempre che aiutarsi a ragionare non in valori assoluti, ma in tassi di rendimento, cioè dire io ho comprato, mi sposo, ah che bello ti sposi, ho comprato, quanto hai pagato l'appartamento? No? Ah, io ho comprato casa a un rendimento del 5%. Eh? Imparate sempre a esprimere un rendimento, un progetto di investimento, anche comprare casa, un progetto di investimento con un tasso di rendimento, mai con un valore assoluto. Ho comprato casa, gli ho dato 150.000 euro, ho pagato tanto e ho pagato poco, non vuole dire niente. Ricordatevi che il prezzo è diverso dal fair value, il prezzo è quello che pagate quando andate avanti al notaio a comprare l'appartamento, il valore è quello che voi stimate, il valore è una cosa vostra, eh? Ognuno ha il suo valore. Quando voi avete un asset che produce reddito, ricordatevi che quando lo valutate siete sempre da soli, non c'è commercialista, non c'è promotore finanziario, non c'è agente immobiliare che sa calcolare il rendimento di un asset, che è una cosa da quello che dovete fare voi, soprattutto quando comprate un'azienda. Ok? Perché è importante sapere la distinzione prezzo e valore? Perché la distinzione prezzo-valore, cioè il prezzo è quello che pagate, il valore è quello che calcolate, vi dà delle zone di comfort e di rischio. Se io pago il mutuo al 3% e compro un appartamento al 3,5% di rendimento, voi capite che la possibilità di aver fatto un macarone ed essere costretto ad affittare il 2,5 e pagare il 3, che non è molto simpatico, è reale. Siamo. Se io pago il 3 di mutuo, ma faccio una stima di rendimento del 10, voi capite che io ho di spazio per sbagliarmi. Ok? Quindi non vedete la stima del valore come la verità, per poi fare un'unica stima che sarà quella del vostro appartamento che comprerete come nido d'amore tra qualche anno e poi dire ah ma no ma Tomasini sbaglia tutto, ma no perché mi fa prezzo molto quanto. No, la stima del valore è personale, non vi dice niente se non altro la zona di rischio e di comfort rispetto al prezzo che andate a trattare. Se voi pagherete il mutuo il 3% e andate a comprare un appartamento che se l'affittate agli studenti vi rende il 10, cioè potete separarvi il giorno dopo, che voi sapete che tanto i soldi per pagare il mutuo ce li avete. Se invece nel vostro nido d'amore avete una rendita del 2,5 e pagate 3 di mutuo, l'amore deve essere solido, quindi pensateci, eh. Quindi diciamo che per degli scarti del 30-40%, dal 30-40% in su, avete spazio per sbagliarvi. Allora, una cosa che io guardo molto quando valuto un asset è la stabilità del reddito. Ci sono immobili, castelli, ville,
che possono avere delle redditività devastanti, ma non sono stabili. Cioè, nel senso che io ho un castello in centro Bologna, se io mi faccio il calcolo finanziario, devo prendere il 20% di rendimento. Chi c'è in tutta Bologna che mi può pagare il 20%? Sicuramente ci sono dei personaggi che più possono permettere di pagare il 20% di rendimento, però non lo trovo tutti gli anni. Quindi io devo accettare di tenere vuoto il mio castello per 3 anni, affittarlo per due, poi vuoto per due, affittarlo per tre, poi pieno uno, no? E quindi de facto questo significa che il mio tasso di rendimento scenderà, perché non faccio il tasso di rendimento ovviamente affittandolo tutti gli anni, ma se l'affitto una volta sì, una volta no, voi capite il mio tasso di rendimento che cosa fa? Se l'affitto si riduce il 50% per un anno affitto e l'anno no. Ok? Quindi diciamo che se voi volete utilizzare la formula del discounted cash flow, di che cosa avete bisogno? Del cash flow. Se non avete cash flow è un problema. Quindi forse vi conviene abbassare nel vostro castello in centro Bologna, abbassare l'affitto, abbassare il rendimento per fare in modo che il vostro calcolo del cash flow abbia un senso, perché se non ha la costanza dei flussi di cassa, il vostro giocattolino del discounted cash flow non ha nessun senso. Cioè affittare un anno sì e due no, stiamo scherzando, non potete raccontarvi che rende il 20%. No? Rende un terzo, quindi rende il 7%. Quindi tanto vale che abbassiate il prezzo e lo affittiate tutti gli anni, perché conseguite quella che è la stabilità dei rendimenti, che è il cardine base di chi? Di Warren Buffett, per valutare le aziende. Warren Buffett vuole delle aziende che abbiano dei cash flow stabili. Più sono stabili, indovinerete, più è facile valutare un'azienda. Se il cash flow non è stabile, sto lanciando i dadi.